La firma della convenzione di oggi, a prescindere da quelli che sono gli elementi contenuti nella convenzione che sono fondamentali, è però un segnale importante, è un segnale che mi verrebbe da dire come la collina scende nel mare, quindi la collina che a Trieste rappresenta fondamentalmente la parte della ricerca, in molti casi anche ricerca teorica, diventa applicazione pratica o potenziale applicazione pratica. Le applicazioni sono tante e questa convenzione ci permetterà, insieme ai vari soggetti con cui abbiamo firmato l'accordo, di portare avanti alcuni passaggi tecnici, teorici di applicazione di queste tecnologie. La cosa che è interessante è che l'Italia su questo ha molto da dire, proprio nell'applicazione pratica di questi studi, più che su quella che è l'applicazione o lo studio della teoria. Quindi questo è un momento importante perché ci permetterà di fare questo, ma soprattutto spero che sia anche un segnale fondamentale del rapporto che esiste tra il porto e quello che è il mondo della ricerca che abbiamo a livelli importantissimi nell'area triestina. Questa tecnologia può essere di grande utilità per la trasmissione di documenti e informazioni per i trasporti ed ha delle caratteristiche che si ritengono molto molto superiori a altre tecnologie quali la blockchain. Nel nostro piccolo qui a Trieste stiamo giocando con dei grandissimi partner una partita che potrebbe diventare veramente una sfida nel futuro, la quantistica verso la blockchain, ed è divertente che queste cose si possano fare in questo porto, in questo territorio dove c'è veramente di tutto, il mondo globale dei trasporti e probabilmente uno dei migliori punti di riferimento della ricerca sulla quantistica a livello europeo se non mondiale. Oggi viene siglata la convenzione quadro legata all'applicazione delle tecnologie quantistiche, in primis alla comunicazione, ma non solo. È un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza che segna un punto fermo nello sviluppo della ricerca, delle conoscenze in un ambito che sicuramente avrà un grandissimo sviluppo nei prossimi anni. L'Università di Trieste svolge un ruolo centrale in questo ambito. Area Science Park è un ente nazionale di ricerca con un fortissimo radicamento nel territorio e competenze ben note nel trasferimento tecnologico e nel supporto alle imprese. Il nostro contributo specifico a questo progetto sarà quello di fare uso delle infrastrutture di ricerca, delle competenze in tecnologie quantistiche, materiali quantistici in particolare e biologia quantistica per facilitare lo sviluppo di protocolli per la comunicazione quantistica e la crittografia. Quindi lavoreremo in maniera multidisciplinare, sperabilmente integrata con tutti i partner. La firma di oggi è un ottimo esempio di quello che può fare il sistema triestino scientifico e produttivo quando lavora insieme ad un progetto concreto. Come SISSA non possiamo che essere orgogliosi che le nostre professionalità dedicate a temi di ricerca fondamentale possano essere messe in pratica con realtà come l'autorità portuale di Trieste su progetti specifici come questo della comunicazione quantistica. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha un ruolo leader e di forte visibilità nazionale all'interno dell'area delle tecnologie quantistiche. Nell'ambito di questo accordo appunto il Consiglio Nazionale delle Ricerche porterà a capitale la diffusa rete di competenze e di conoscenze che sono sparse su tutto il territorio nazionale sulle tecnologie quantistiche, sulla comunicazione quantistica, sui nuovi materiali quantistici e sui dispositivi quantistici. Questa è una sfida estremamente importante, estremamente difficile. Per affrontarla è necessario che gli enti di ricerca che sono presenti a questo tavolo continuino a collaborare e facciano massa critica e sviluppino assieme le nuove tecnologie.